bentornati sul canale e in questo nuovo video. Allora, non so se voi siete dei assidui frequentatori di TikTok, io lo sono, e non so se avete visto quanti hack, trucchetti, fashion ci sono su TikTok. A me capita di vederne sempre tantissimi e teoricamente dovrebbero facilitare la nostra vita, i nostri outfit, però delle volte sono veramente discutibili e anche solo a guardarli non penso funzionino. Altri invece sembrano davvero geniali e se funzionano potrebbero essere la svolta, quindi quello che faremo oggi in questo video è provarne alcuni insieme. Io ne ho visti tantissimi su TikTok, quindi ho fatto una selezione di quelli che mi sembrano più interessanti e oggi li metteremo alla prova per capire se sono la svolta o se sono solamente per fare visualizzazioni su TikTok. Prima di incominciare però non so se avete notato i miei accessori di oggi, perché questa parte del video è in collaborazione con Ana Luisa, uno dei miei brand di gioielli preferiti in assoluto, ormai è il terzo anno che collaboro con loro. Ma se non lo conoscete ancora, Ana Luisa è un brand newyorkese che fa gioielli in oro oppure placcati oro, come quelli che sto indossando io in questo momento, che sono placcati oro 14 carati. Nonostante l'alta qualità dei loro pezzi, cercano di tenere i prezzi abbastanza accessibili e un'altra cosa che mi piace del brand è la loro filosofia per quanto riguarda l'ambiente. Infatti cercano di mantenere le loro emissioni di CO2 pari a zero. Anche il packaging che vi arriverà a casa è fatto in cartone 100% riciclato. Un nice touch è che poi all'interno c'è scritto: respirate tranquillamente, siamo a emissioni di carbonio neutre. Ogni pezzo arriva poi nella sua bustina in stoffa brandizzata Ana Luisa, riutilizzabile. Ma voglio farvi vedere quello che ho scelto io questa volta, partendo da questa splendida collana, appunto placcata oro 14 carati, molto molto fine ed elegante, ma secondo me fa tantissima luce. In abbinato sul sito c'erano questi splendidi orecchini fatti con lo stesso motivo a tre fili, di cui mi sono assolutamente innamorata, e per completare il set il braccialettino con lo stesso motivo, diciamo a cerchietti. Trovo che questi tre pezzi insieme siano molto molto eleganti e pensavo appunto di indossarli al mio compleanno. Infine, come quarto pezzo, ho scelto questo bracciale che mi ha rapito il cuore, perché io sono un amante degli orologi e questo è fatto appunto come se fosse il cinturino di un orologio. Mi sembrava molto particolare, molto molto bello. Ana Luisa quest'anno è partito un po' in anticipo con i saldi del Black Friday, infatti in questo momento ci sono gli sconti più grandi dell'anno sul loro sito. Troverete tutti i pezzi scontati del 20%, non c'è bisogno di un codice sconto, ma lo sconto si attiva cliccando il link che vi lascerò giù nell'info box. Mi sembra il momento perfetto per accaparrarvi i vostri pezzi preferiti o per provare il brand se non l'avete già fatto. Ultima cosa, prima di partire con i hack di TikTok, voglio assolutamente salutare questa baby qui. Grazie mille baby per il tuo commento e per il tuo supporto, ti mando un grandissimo bacione. E se anche tu vuoi essere salutato in un mio prossimo video, tutto quello che dovrai fare è seguirmi su Instagram e lasciare qualche commentino e io estrarrò a random un commento per il prossimo saluto. Ma bando alle ciance e iniziamo con questi hack. Il primo hack è semplicissimo, ma è uno di quelli che mi ha lasciata più interdetta. Non penso proprio che funzionerà, ma guardiamolo insieme. Ebbene sì babies, si tratta di come indossare un paio di pantaloni come giacca. Io non so, soprattutto sono curiosa come saranno dietro, quindi prendo un paio di pantaloni e proviamolo subito. Allora babies, ho preso il paio di pantaloni più simili che avevo ai suoi, quindi ciò che fa all'inizio è slacciare il bottone e la cerniera e poi appunto li indossa come una giacca. Decisamente non è la cosa più semplice da mettere su, è strettissimo. Ok, ce l'ho fatta, e poi praticamente nasconde la parte della
della cerniera e del bottone all'interno in questo modo. Non so che cosa dire. Vediamo un attimo il dietro. Non è neanche così male come pensavo, però la scomodità di questo hack taglia tantissimo alle ascelle. Per me è assolutamente no, bocciato. Passiamo al prossimo. Per il secondo trucchetto ci servirà un laccio per le scarpe, una stringa e delle spille da balia. Ma per capire come ci serviranno andiamo subito a vedere il TikTok insieme. Su questo qui sono piuttosto fiduciosa. Serve per rendere un abito più stretto. Vado a prendere qualcosa che mi sta più largo dei miei gusti e andiamo a vedere se questo TikTok per stringere gli abiti funziona o meno. Nel mio caso questo qui è il vestito, diciamo, che voglio stringere. In realtà è un blazer dress, però come vedete è molto over. In realtà è il modello che ho fatto così, la taglia è giusta, però un pochettino più stretto in vita sarebbe meglio, quindi andiamo subito a vedere come si fa. Prima di tutto credo di doverlo indossare a rovescio. Allora, una volta che siete in questo mondo, che sembrate appena scappati da un manicomio, con il vestito a rovescio e l'etichetta qui davanti, ciò che bisogna fare è mettere due spille da balia all'altezza della vita. Io ho queste qui di una dimensione media. Una volta attaccate le spille da balia, faccio passare il laccio per le scarpe da una parte e dall'altra, e appunto tirando il laccino e facendo un fiocchetto qui nel centro, come vedete la vita si stringe. E ora lo devo togliere e mettere nel verso giusto e vediamo se è uscito. La vedo un pochino la differenza dal prima al dopo, ma non è diventato come pensavo con la vita stretta stretta. Secondo me questo hack serve per togliere giusto 1-2 centimetri, quindi promuovo l'hack, sì, però se avete da stringere poco. Passiamo al terzo trucchetto di TikTok. E questo qui mi ha lasciata un po' basita, perché a quanto pare dice che ho sempre indossato una cosa nel modo sbagliato. E vediamo qual è il modo giusto allora. Qui a quanto pare un cardigan non si indossa per dritto ma a rovescio, quindi prendo il mio cardigan e vediamo subito se questo TikTok funziona, questo trucchetto, perché su di lei mi piace molto l'effetto. Allora, ecco qui babies il mio cardigan, e ciò che fa è praticamente girarlo, infilare le braccia, arrotolarlo tutto così e passarlo dalla testa, giusto? E dopo che lo aggiustate un pochettino dovrebbe essere questo l'aspetto, quindi è decisamente più corto, è più baggy qua. Devo dire che questo non male. L'unica cosa è che non ho tagliato i due cordini qui che vanno attaccati alle grucce, non so se li vedete, quindi penzolano in questo modo, perché questa qui dovrebbe essere teoricamente la parte superiore. Questo qui direi dai, approvato. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Questo prossimo TikTok invece tratta di una cosa che io adoro. Ho scoperto in realtà che a molti non piacciono e io ero tipo scioccata, e sto parlando dei crop top. E vediamo questo trucchetto insieme.
Lei fa è prendere una semplicissima canottiera che tutti quanti credo che abbiamo nell'armadio e trasformarla in un top più carino. Ha fatto tre versioni, quindi voglio vedere come sta davvero indossato, se magari fa delle pieghe strane o se è veramente carino come fa a vedere lei. Andiamo subito a provare anche questo trucchetto. Allora, la prima cosa da fare è far passare una bretellina dall'altra parte. E questo qui è il primo style e direi niente male. Pensavo che magari avrebbe fatto qualche brutta pieghetta qua o dietro, invece no, quindi il primo style mi piace. Proviamo a fare la stessa cosa con l'altra bretella e farla passare dalla testa. Così invece è il secondo style e qui ho da dire un paio di cose. Innanzitutto il buchino qua è un po' molliccio, cioè praticamente extra materiale, e poi inizia a tirare davvero tanto sotto le ascelle e ad essere scomodo. Esteticamente è ancora carino, quindi mezzo provato, mezzo bocciato. Proviamo anche il terzo style. È semplicissimo, basta togliere una bretellina e cercare di infilarla al meglio nel reggiseno. Deve essere per forza un reggiseno senza spalline, altrimenti si vedrebbe la spallina qui. Si formano un po' di pieghettine qua, si vede un po' che è tipo un trucchetto, un hack, però non è comunque brutto da vedere. Anche questo qui mezzo approvato, mezzo bocciato. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Questo prossimo video su TikTok ha più hack, ma io ero interessata tantissimo al primo che fa vedere, quindi andiamo a vederlo subito insieme perché è un po' strano, diciamo. Quindi ciò che serve è una collana catenina dorata e una sciarfa per fare questo top fighissimo che sembra molto expensive. In realtà a quanto pare si fa con due cose che praticamente tutti abbiamo in casa, quindi andiamo a vedere se è pratico ed è veramente carino nella realtà come lo è in questo TikTok. Ho preso appunto questo foulard e la prima cosa che dice di fare è prendere i due angoli opposti, farne passare uno sotto la collana e fare un nodino con l'altro in questo modo. Una volta legati i due angolini alla collana, bisogna prendere quelli opposti e legarli dietro per fare appunto il triangolo in questo modo. Ora tolgo il top che ho sotto e vediamo insieme se funziona. Allora, devo dire non male, carino questo hack, anche dietro molto carino perché c'è praticamente tutta la schiena scoperta, quindi io questo hack lo promuovo. Ultimo TikTok che vediamo per oggi è un altro in cui serve la sciarfa come nell'ultimo, ma questo serve a praticamente tutta un'altra cosa. Infatti serve a creare una borsettina. Se funziona potremmo avere un sacco di borsettine nuove super cute al prezzo praticamente di un foulard, o magari se ne avete già tanti a casa potete fare un sacco di borsette colorate davvero troppo carine. Quindi andiamo a vedere se funziona e se è pratica come cosa. Allora babies, proviamo anche quest'ultimo hack e abbiamo qui appunto il nostro foulard e dice di prendere gli angoli opposti e fare un nodino. Una volta fatto questo nodino dice di mettere quello che è uscito fuori sulla spalla, dopodiché dice di prendere gli altri due angolini rimasti e fare anche qui un altro nodino. E quindi tecnicamente questa è la nostra borsa, ma baby, cioè è terribile, sembra tipo una specie di pannolino, non lo so che cosa sembra, ma è davvero brutta. Proviamo a mettere il telefono all'interno, non la vedo neanche sicura, cioè potrebbe scivolare di qua dall'altra parte, cioè assolutamente no. Non so se ho sbagliato io qualcosa, fatemi sapere se magari avete notato qualche mio errore, ma per come è venuta fuori a me
hack bocciatissimo. Questo era l'ultimo trucchetto hack di TikTok che abbiamo provato insieme oggi in questo video, ma ne ho trovati davvero tantissimi, quindi se volete una parte 2 fatemelo sapere, perché io sono molto curiosa di provarne anche altri. Se siete arrivati fino a questo punto del video, lasciatemi questa emoji giù nei commenti, così saprò chi sono i miei true babies che guardano il video fino alla fine e rimangono con me fino alla fine. Io vi ricordo che giù nell'info box trovate il link per accedere allo sconto del 20% su ogni pezzo di Ana Luisa. Io adoro tantissimo questo brand e spero tanto che i pezzi piacciono anche a voi quanto piacciono a me. Giù nell'info box troverete anche il link agli altri miei social, venitemi a fare un salutino anche su Instagram, mi fa sempre super super piacere. E nulla, io vi mando un grosso bacio e un grandissimo abbraccio ad ognuno di voi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!